Però, che simpatica la sorella di Sherlock Holmes. Ma aspetta un momento, Sherlock Holmes non aveva sorelle. Salve a tutti, io sono Paolo Nardi, caporedattore della casa editrice Fede Cultura, e ho appena visto un film abbastanza interessante, prodotto da Netflix, intitolato Enola Holmes, incentrato sulla sorellina di Sherlock Holmes. Si tratta di un film di 2 ore, tratto da una serie di 6 libri scritti da Nancy Springer, che io non conosco, lo ammetto, e non so neanche se questo film sia tratto dal primo di questi 6 romanzi. Suppongo di sì. Comunque lo ha girato il regista di Fleabag, e questo si vede, in quanto ha portato in dote un approccio brillante, frizzante e diretto alla narrazione. E soprattutto l'espediente di far rivolgere la giovane protagonista direttamente in camera, parlando allo spettatore, rivolgendosi a lui e spiegando particolari della sua vita e della trama, quindi rompendo spesso il muro della quarta parete, esattamente come faceva la protagonista di Fleabag. Si tratta di una produzione di tutto rispetto, dal momento che vanta un cast notevole. Basti citare la protagonista, Millie Bobby Brown, famosa per aver interpretato 11 nella serie Stranger Things, ma soprattutto Henry Cavill, che fa la parte di Sherlock Holmes, e niente meno che Helena Bonham Carter nei panni della madre. Il film è incentrato sulla giovane sorella di Sherlock e Mycroft Holmes, Enola Holmes, che è cresciuta, allevata dalla madre, che l'ha istruita secondo un programma a base di letture, scienza e arti marziali nel clima serafico della campagna inglese, senza il padre che è morto mentre i due fratelli erano assenti. Ora, a dirla tutta, è scomparsa anche la madre e spetterà a Enola recuperarla o almeno scoprire che fine ha fatto. La giovane Enola, che è una adolescente spigliata, che vorrebbe ripercorrere le orme del famoso fratello Sherlock come investigatrice, si ritrova invece a doversi scontrare con l'altro fratello, l'odioso e a tratti insopportabile Mycroft, che vuole rinchiuderla in uno di quei collegi per giovani signorine che erano tipici dell'età vittoriana, e da cui le ragazze uscivano pronte per diventare mogli e madri, il ruolo che la società vittoriana prevedeva per la donna. Enola non ci vuole stare, fugge di casa, prende il treno e si imbatte in un giovane visconte, anche lui fuggito di casa, che però si scopre essere inseguito da un misterioso sicario che lo vuole uccidere. E poi la nostra giovane Enola giungerà a Londra, sempre sulle orme della madre, e la vicenda si intreccerà poi con l'indagine legata alla sparizione del giovane visconte. È abbastanza chiaro che la vicenda risente del girl power che oggi troviamo in ogni ambito della produzione narrativa, da quella letteraria a quella cinematografica a quella televisiva. Non è un mistero che ormai la donna, o meglio la giovane donna, sia la protagonista di qualsiasi originale televisivo, di qualsiasi film, di qualsiasi romanzo, e non una donna qualsiasi, non un'eroina tradizionale abbastanza moscia, senza carattere, che deve essere salvata da un eroe maschile, da un principe azzurro. No, è una ragazza che sa il fatto suo, che vuole imporre la propria libertà, vuole ritagliarsi uno spazio nel mondo che la circonda e che spesso è un mondo che non vorrebbe permetterglielo. Ricordiamo tutti la protagonista della serie Divergent, che in questo universo distopico, futuristico, in cui ogni persona viene incasellata all'interno di una delle 3 classi della società, lei invece non è adatta per nessuno di questi ruoli, o meglio, potrebbe ricoprirli tutti e 3, e per questo rappresenta una minaccia per l'ordine costituito e deve venire eliminata. Qui è più o meno la stessa cosa. Enola Holmes non vuole sottostare a una società vittoriana opprimente che non permette che la donna voti,
dica la sua, possa avere una carriera, ma prevede solo che la donna stia in casa come moglie e come madre. E questo è perfettamente rappresentato dal personaggio di Mycroft, che rappresenta l'establishment, lo status quo, e infatti combatte per tutto il film per cercare di tarpare le ali alla giovane sorella. E invece Sherlock è abbastanza più aperturista, anche se gli viene rinfacciato a un certo punto che lui è l'uomo perfetto per la sua società, perché di fatto rappresenta quello che la società vuole e quindi non certo un'apertura al mondo femminile. Perfetta rappresentazione di questo modo di pensare è il corsetto, vero e proprio oggetto feticcio dell'età vittoriana che costringeva la donna a essere rinchiusa in questa specie di corazza che era un vero e proprio simbolo di oppressione sociale. Di certo non c'è da aspettarsi niente di clamoroso a livello di personaggio di Sherlock Holmes, anzi, Sherlock Holmes è piuttosto diverso da quello a cui tutti siamo abituati. Non si tratta dell'ennesima riproposizione del famoso detective di Baker Street, algido e anaffettivo, ma qui lo vediamo invece abbastanza tenero e sentimentale. Non si sa bene se perché è tenero nei confronti della sorella o perché di fatto la ammira come giovane dedita al metodo deduttivo e come investigatrice. Poi per il resto nulla di paragonabile al canone di Conan Doyle, all'originale Sherlock Holmes. Non ci sono gli elementi caratteristici della figura del detective, mancano gli irregolari di Baker Street, manca il cane Toby, manca il dottor Watson. Questa grave mancanza per alcuni, però ci può stare dal momento che la storia sembra essere ambientata nel 1884 e la conoscenza del dottor Watson sembra collocarsi nel 1887. Qui il fatto che Enola sia la sorella di Sherlock Holmes è solo una grande verniciatura, una specie di patina pop che in realtà fa riflettere su altre tematiche. Sherlock Holmes è messo nell'angolo, tutto è incentrato sulle caratteristiche della giovane protagonista, sulla sua voglia di affermazione, sulla sua voglia di affrancarsi dalle regole oppressive della società che la circonda. Però si tratta di una storia non così banale come si vorrebbe, perché se è vero che la trama gialla mostra tutta la sua inconsistenza e alla fine il film si dimostra più che altro un buon prodotto di avventura per preadolescenti e non può appagare il palato degli appassionati di giallo all'Agatha Christie o dello stesso Conan Doyle, però c'è da dire che il rapporto tra Enola e il suo giovane bel visconte non è così scontato come si potrebbe pensare, perché se è vero che all'inizio lei è la ragazza fattiva ed eroica che mena pugni e lui è piuttosto imbelle e abbandonato a lei e alle situazioni, poi è vero che Enola comincia a mostrare anche i suoi lati deboli, i suoi difetti, le sue mancanze, mentre il giovane visconte mostra anche di essere in possesso di tutta una serie di qualità che lo portano anche a distinguersi come protagonista maschile. La cosa interessante è il nome della protagonista Enola, che come viene detto nel film, se si rovescia va a creare la parola alone, che in inglese vuol dire sola, ma non sola nel senso di lonely, cioè solitaria, no, sola, proprio come una donna che si ritrova sola all'interno della società. Sarà lei a dover scegliere, decidere e prendere dei bivi. Spesso lei si ricorda gli insegnamenti materni, che le ricordano sempre che bisogna fare delle scelte, bisogna girare a destra o a sinistra pensando a cosa è giusto fare e alle conseguenze di ogni azione, ben consapevole del fatto che nessuno ti aiuterà. Insomma, si tratta di un film abbastanza divertente. Certo, un passatempo, nulla di pesante, nulla di particolarmente impegnativo, che ricrea molto bene la Londra di fine 800, ha dei grandi costumi, una grande fotografia, è molto brillante, si segue con piacere, è indirizzato prevalentemente ai preadolescenti, ma che può essere apprezzato anche dagli adulti, da tutti gli altri, a patto che non si abbiano i paraocchi, perché se cominciate a dire che
Sherlock Holmes nel canone non aveva una sorella, Sherlock Holmes si comportava così, e che Mycroft non si comportava colà, e che non ci sono determinati particolari, beh, allora probabilmente questo film per voi sarà solo un'enorme perdita di tempo e vi farà pure il fegato amaro.